Buon pomeriggio e benvenuti all'edizione Flash del nostro TG. Incidente stamani sulla regionale 71 Umbro Casentinese all'altezza di Giovi. Si è trattato di uno scontro fra due vetture. Una delle due è finita fuori strada ribaltandosi oltre il guardrail. La persona alla guida è rimasta incastrata nell'abitacolo e per estrarla è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. I feriti sono una donna di 59 anni, due uomini di 41 e 25 anni portati in codice giallo ad Arezzo e un uomo di 54 anni trasportato a Siena. Sul posto anche personale sanitario del 118 e polizia municipale, oltre ai vigili del fuoco. Il traffico ha subito rallentamenti. Giorno di congresso oggi per la Lega. La seduta era chiamata a eleggere il nuovo segretario. L'onorevole Tiziana Nisini, parlamentare, ma in questo caso anche presidente dell'Assemblea. Come giunge la Lega a questo congresso? Beh, diciamo che la Lega aspetta, i militanti aspettavano da tanto tempo il congresso della sezione provinciale. L'ultimo congresso ad Arezzo è stato fatto nel maggio del 2017 e quindi era una richiesta che arrivava a gran voce da tutti i militanti della Lega aretina e finalmente ci siamo. Ci siamo perché il congresso è un processo democratico che di fatto sceglie le persone vengono scelte dalla base. Facendo riferimento anche alle ultime vicende che hanno riguardato il comune di Arezzo, la Lega intende rilanciare ulteriormente la sua azione politica? Ma sì, ora le vicende del comune d'Arezzo, io sono contenta per il sindaco, io lo chiamo anche il mio sindaco perché ho fatto i primi passi accanto a lui e l'ho sempre sostenuto, convinta che le cose poi avessero un risvolto positivo. La Lega continuerà a lavorare all'interno dell'amministrazione comunale come ha sempre fatto, con un'attenzione da parte chi ha ruoli anche a livello regionale. E quindi anche lo stesso rapporto con le altre forze politiche di maggioranza evidentemente terrà conto anche di questa situazione, dell'esito anche del congresso. Ma sì, senz'altro, noi siamo comunque un partito a cui piace condividere anche con le forze di maggioranza. Abbiamo visto tutti come anche nelle ultime elezioni regionali il centrodestra è vincente perché porta al buon governo, siamo arrivati a governare la quasi totalità delle regioni in Italia, manca ancora la nostra, ma ci stiamo già preparando con la coalizione per il 2025. E si conosce il nome del nuovo segretario provinciale eletto nel congresso, è Gianfranco Vecchi, una vittoria piuttosto netta, quella di Vecchi, che ha prevalso su Alessandro Casi. Ancora cronaca, appostamenti, pedinamenti e l'incendio volontario di un capanno agricolo. Sono i reati che hanno portato all'arresto di un uomo di 45 anni da parte dei carabinieri di Arezzo. Sull'uomo pendeva un provvedimento restrittivo della libertà personale emesso dal GIP del Tribunale di Arezzo. L'uomo, che da qualche giorno si era reso irreperibile, sia a casa sia al lavoro, è stato rintracciato alla guida della sua auto in Viale Giotto. Nell'attesa dell'interrogatorio di garanzia, il 45enne si trova agli arresti domiciliari nella sua abitazione. Fiera antiquaria, buon inizio per la fiera di marzo e domani via alla miglioria per lo spostamento dei banchi proposta dal comune agli operatori. Vediamo. Una bella fiera antiquaria questa di marzo con un buon numero di operatori nonostante la concomitanza con la fiera di Parma, ma sentiamo in merito l'assessore Simone Chierici. Sono 200 operatori in tutto che, come dire, con la concomitanza di Parma sono un bel numero, la fiera tiene, la fiera regge, sono 25 sole assenze, quindi ben rimpinguate dagli spuntisti, quindi un'edizione che si poteva presentare magari difficoltosa, invece è una buona edizione, sorretta anche dal bel tempo. Oltretutto mi sembra di vedere anche molti turisti. Abbiamo molti turisti, è vero, abbiamo un'occupazione stasera dell'88%, quindi è tanta roba per essere un mese, febbraio e marzo, insomma, abbastanza spenti, per cui siamo molto contenti, abbiamo avuto delle belle presenze nei primi due mesi dell'anno, abbiamo fatto molti accessi ai musei, quasi 10.000 biglietti staccati, quindi è un periodo che è solitamente più morto, invece quest'anno sta andando veramente bene. Senta, sono previste delle migliorie proprio in questa edizione della Fiera Antiquaria? Sì, domani c'è questa operazione, abbiamo lanciato la miglioria, abbiamo ricevuto 26 domande di operatori che hanno chiesto a vario titolo di poter spostarsi, domani verrà fatto e non oggi per non disturbare l'attività degli operatori, oggi hanno montato, domani fanno la miglioria e poi procederemo con il bando. C'è anche un bel contatto, un bel dialogo con gli operatori, ci siamo parlati anche perché il sottoscritto di fiera ne sapeva ben poco, quindi si deve sempre appoggiare su chi le sa le cose.
Andiamo adesso in Alto Tevere, sopralluogo tecnico da parte di Regione e Comune di Città di Castello nell'edificio dell'ex ospedale a fronte dello stanziamento da 3 milioni di euro della Regione per il tetto. Ecco le immagini da dentro il vecchio ospedale. Dentro l'ex ospedale di Città di Castello, ora simbolo di degrado ma un tempo struttura, punto di riferimento per l'intera vallata. Nel vecchio ingresso sta crescendo anche la vegetazione, poi degrado e incuria ovunque, anche dentro la cappellina interna all'edificio, dismesso da decenni. Immagini consegnate a margine del sopralluogo tecnico istituzionale. Ora la Regione dell'Umbria investirà i 3 milioni della ricostruzione post-sisma per l'ex ospedale di Città di Castello nella sistemazione di una parte del tetto dell'edificio, un intervento già concordato con la sovrintendenza, la cui progettazione sarà affidata entro il 31 marzo e la cui attuazione è prevista a partire dalla seconda metà del 2024. Lo dice il sindaco Luca Secondi al termine del sopralluogo, quando ha dato mandato agli uffici preposti di pubblicare anche un'ordinanza sindacale per il transennamento della facciata dell'ex ospedale in largo Monsignor Muzzi a seguito del distacco e della caduta a terra di materiale. Il provvedimento intima la Regione dell'Umbria di effettuare tempestivamente una ricognizione della facciata dell'edificio prospiciente alla viabilità pubblica per valutare la stabilità degli intonaci e dei fregi. Il monitoraggio dello stato delle facciate dovrà essere ripetuto ogni 6 mesi per garantire la sicurezza della viabilità e l'incolumità pubblica. E ora ci spostiamo a Perugia, dove è stata inaugurata la mostra dedicata al Perugino alla Galleria Nazionale dell'Umbria. Il Perugino è pronto per essere ammirato in tutto il suo splendore. Dal 4 marzo all'11 giugno chiunque vorrà potrà apprezzare il più importante pittore negli ultimi 2 decenni del 400 visitando la mostra a lui dedicata alla Galleria Nazionale dell'Umbria Perugia. L'esposizione restituisce all'artista il ruolo che il pubblico e la sua epoca gli avevano assegnato grazie alle 70 opere inserite, alcune provenienti da musei internazionali, altri dai nazionali, come ad esempio le Gallerie degli Uffizi a Firenze. Nel percorso espositivo si trovano i suoi maggiori capolavori, dalla formazione avvenuta nella bottega del Verrocchio fino all'apice della sua straordinaria carriera con lo Sposalizio della Vergine, l'opera del 1504. La mostra è stata presentata al pubblico dal direttore della galleria Marco Pierini e la curatrice Verusca Picchiarelli, che hanno ricordato come il Perugino abbia lasciato tracce profonde del suo lavoro in tutta Italia, ad iniziare proprio dall'Umbria e dalla Toscana. Questo è l'evento di punta delle celebrazioni del 500° anniversario della morte di Pietro Vannucci, coordinate da un comitato nazionale istituito dal Ministero della Cultura e presieduto da Ilaria Borletti Buitoni. Ad essere presente anche il critico d'arte e sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi, che ha ribadito il ruolo del Perugino come traghettatore dell'idea di rinascimento toscano a Roma e come maestro del genio di Raffaello. Torniamo ad Arezzo, tutto pronto al centro affari per la festa dei bambini del Calcit in programma domani. Centro Affari di Arezzo, domani mattina dalle 9 alle 19 qui ci sarà un pullulare di attività perché è la festa dei bambini del Calcit. Noi ce lo facciamo spiegare meglio adesso da Calcit e anche dall'Ordine degli Infermieri, ma ricordatevi che dalle 9:30 in poi ci sarà una colazione gratis per tutti i partecipanti. Siamo a dare gli ultimi ritocchi in fase di allestimento e domani aspettiamo tutti gli aretini e nonne dalle 9 alle 19 presso Arezzo Fiera dei Congressi. Senta, ci saranno degli appuntamenti prefissati o ci si può presentare quando si vuole, anche per mangiare? Quando volete, dalle 9 alle 19 qui è un giro continuo di attività sia da sportive, gastronomiche, cucina, chi più ha più ne metta. Voi farete delle attività specifiche che riguarderanno invece la salute e la prevenzione? Sì, attraverso il gioco faremo dei laboratori di educazione, prevenzione e soprattutto di salute. Noi insegneremo ai bambini con il massaggio cardiaco attraverso una gara e quindi l'assegnazione anche di premi e medaglie, proprio il massaggio cardiaco ai più piccoli. Ma nonostante questo ci saranno tantissime associazioni, cui va il nostro ringraziamento, perché riusciremo a creare una giornata veramente all'insegna della sana salute, dei sani insegnamenti e soprattutto dei sani stili di vita. Domani lavoreremo su bullini, bulletti e bulloni, ovvero stop al bullo. È una situazione meravigliosa, ci sono tante associazioni che fanno tantissime cose, io sono felicissima di essere alla festa dei bambini del Calcit.
Ed ora il consueto appuntamento con le notizie dalla Camera di Commercio di Arezzo e Siena. Anche per il 2023 la Camera di Commercio Arezzo-Siena ripropone il bando Innovarsi, riservato alle associazioni di categoria e ai portatori ovviamente di interessi collettivi e diffusi, che sia di supporto alla crescita dell'imprenditoria, quindi supportando tutti quei progetti che riguardano la transizione ecologica, l'efficientamento energetico, la circolarità e tutto quello che ovviamente pone le aziende in una condizione di approccio più competitivo nei confronti dei mercati e ovviamente della rivalutazione di quelli che sono i propri processi interni. Quindi un processo che a tutto tondo riguarda tutti i distretti e tutti i comparti economici, a cominciare dall'agricoltura, dal commercio e turismo, manifatturiero, e ovviamente va nella direzione di un impegno sempre costante della Camera di affrancare, ripeto, attraverso la costante attività delle associazioni di categoria, la crescita e il supporto delle nostre imprese. Questa sera, subito dopo il TG delle 20.30 e Sabato Sport, potrete assistere a Focus Weekend, continuatore settimanale condotto da Susanna Cutini. A termine Spunti e Spuntini a cura di Gloria Peruzzi. Alle 23, consueto appuntamento con in compagnia di Alessio. Bene, è tutto per questa edizione pomeridiana del nostro TG. Grazie quindi della cortese attenzione, buona visione e buon ascolto con i nostri programmi.